Aldo, pensieri e considerazioni, quello che io penso che rifletto nella vita. Forse la penultima sera, l'ultima sera che prendo la 58 qui, capolinea della Bisceglie, perché ho intenzione di cambiare regione, vado in Emilia-Romagna, a Ferriere, sì, Ferriere, ho due piccoli appartamenti lasciati dalla mia amica, uno al primo piano e uno al quarto piano, tutti e due piccoli ma con tutte le comodità, sono rifiniti molto molto bene anche i mobili, il letto matrimoniale, tutto. Forse una delle ultime sere, anche perché finiscono i giga. Ne ho fatti tanti di YouTube, tantissimo, un'estate con più di 300 YouTube, sono arrivato a un livello potenziale di averne su 600 di video. Forse le cose, anche per essere belle, devono avere un fine nell'esistenza umana. Comunque, vediamo se stanotte finiscono i giga, se ho l'opportunità ancora di farne domani. E devo dire che ne ho una stufita di queste castagne che oggi sono andate in montagna, tutti a cogliere le castagne. Sembrano che aspettano la manna dal cielo. Io non so come spiegarlo. Devo dire, una volta, 100 anni fa, nei paesi, in certi paesi, vivevano soprattutto a vendere le castagne, facevano i soldi in quel modo. Ma ormai ci siamo arrivati in un periodo di progresso dove c'è tanto cibo, c'è tutto. Ritrovo l'inutilità di abbassarmi oggi a prendere le castagne con una borsa piena che domani la regalo. E ci sono altri benesseri per star bene al giorno d'oggi, si è sviluppata l'alimentazione, ci sono tanti modi di mangiare. Sto guardando se arriva la mia 58, ne ho stufita veramente di queste castagne qua che continuano a raccogliere. Sembrano Mosè, la storia della manna dal cielo. Sembra che vivano solo per quello certe persone. Comunque io trovo l'opportunità più bella di fare un bel giro in montagna in questi giorni che c'è il sole, che poi da settimana prossima piove quasi tutti i giorni dalle previsioni. Bisogna vedere se poi queste previsioni sono vere o false. Dovrebbe piovere tutta la settimana. Quindi probabilmente parto per Ferriere, domani no, lunedì ci sono i bus per Ferriere e io dico rimango lì 2 o 3 giorni, poi mi stufo, magari posso rimanere lì anche tanto tanto tempo, è bello anche quella zona lì di quel paese, ci sono due laghi, cambi mondo, anche se la gente poi non la conosco, vive in un rapporto così stretto, individuale, che non si ha l'opportunità di conoscere altre persone, ma l'importante è che io ricostruisca in quelle due piccole belle case il mio senso artistico come ho fatto l'anno scorso per fare poi una mostra in via Alzaia. Devo dire che forse il mio ultimo YouTube, se stanotte finiscono i giga, non ho più voglia da rinnovare un'altra offerta ancora di 40 giga. Ho vissuto, ho parlato, ho avuto contatto con tante persone molto amichevoli, tra cui ho conosciuto mediante YouTube. Adesso che ci tengo nella mia vita di andare a vivere un po' da solo, di fare dell'eremita veramente in un paese come Ferriere, dove c'è una frazione vicina chiamata Folle, e lì vivo la mia vita da folle, si può dire. E vi saluto da questo YouTube, e se i giga finiscono non è che io sia arrabbiato, è un momentino di assenteismo che voglio dare poi un nuovo senso alla mia vita, e prosegue la mia ricerca verso l'arte. E anche oggi mi sono affezionato a quel paese sopra Mandello dell'Ario, dove quella cascina me la danno poi sicuramente a un ottimo prezzo. Anche lì ho la possibilità di fare l'eremita in Lombardia. Poi ora parlo, dico, però bisogna vedere se poi la realtà
consiste in questo, perché tra il dire e il fare c'è poi di mezzo il mare. Poi vediamo come va la situazione nei prossimi mesi. So che novembre è un mese triste, dicembre peggio, perché a me non piace la neve. Purtroppo non mi piace neanche il freddo, però devo dire che sono rassicurato a star bene in una casa calda, dove faccio il mio mangiare banale, di cose semplici. Non mi va neanche i grandi supermercati dove la gente continua a comprare, spendere e non sa più quello che deve mangiare, tutto fa bene, tutto fa male. A me piace il mangiare di cose semplici, normali. Sto guardando se arriva la 58. Adesso vi saluto da questo YouTube serale di Milano.